Sono Giorgio Galli, sono nato a Milano, via Vigevano 4, in questa casa, 10 febbraio 1928. Ho abitato qui fino a 4 anni. La Milano degli anni 30 era molto diversa dall'attuale. Il traffico era ridottissimo, qui praticamente non passavano automobili e quindi si giocava molto nei cortili o in strada. Ho imparato a nuotare nella piscina di Via Gelati, qui vicinissima alla mia abitazione di allora in Via Gola. Non ero entusiasta nel nuoto, sono sempre stato un po' un milanese in mar. Comunque a nuotare ho imparato. Quando abitavo in questa casa, mia nonna mi accompagnava a giocare alla darsena, che è subito qui fuori, in fondo al naviglio. C'erano dei grandi mucchi di sabbia allora e io, come molti altri bambini qui della zona, giocavo col secchiello, la paletta, su quegli enormi mucchi di sabbia che ricordo ancora. I giochi che facevamo erano coi tollini il Giro d'Italia, si facevano le tappe tracciate a gesso sul cortile e poi si giocava coi tollini. Un altro gioco era quello della lippa con un legnetto usato agli angoli. Bisognava farlo saltare in aria e poi colpirlo al volo con un bastone e vinceva chi lo mandava il più lontano possibile. Un altro gioco naturalmente era quello del pallone, che si giocava anche qua e là nei cortili. Questi sono i ricordi della mia infanzia. Avevo 11 anni, frequentavo l'ultimo anno, la quinta elementare alla scuola di Via Gentilino. E quel mattino di maggio andai a scuola come al solito, tra le 8 e le 8 e mezzo, e fummo tutti convocati in cortile, ci dissero di correre a casa, di metterci la divisa da balilla perché era una giornata storica. Cosa che facemmo? Andammo a casa, ci ripresentammo in divisa, erano circa le 9, 9 e un quarto, andammo a piedi sino in piazza 5 giornate e rimanemmo in non sapevamo assolutamente cosa accadesse, si diceva che c'era il Duce a Milano, che sarebbe stato un evento eccezionale, aspettammo ore e ore in piedi e poi finalmente verso mezzogiorno ci distribuirono delle bandierine piccole, bandierine italiane, bandierine tedesche e finalmente credo che fosse arrivata nel frattempo l'una e quindi eravamo in piedi da 4 ore, vedemmo arrivare delle macchine da corso 22 marzo e su queste macchine c'erano in piedi nel saluto Ciano, che era ministro degli esteri, e il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop. Alle elementari l'esperienza di Balilla non era molto impegnativa, consisteva sostanzialmente a metterci in divisa nelle date classiche del regime, adunati che in genere avvenivano nelle sedi, non a scuola come alle elementari, ma nelle sedi dei gruppi rionali fascisti. E lì ci facevano fare un po' di istruzione militare col cosiddetto moschetto Balilla, che era un fuciletto così, un po' di esercitazioni e un po' di marce, una vicenda noiosa che durava il sabato dalle 3 alle 6 ed era vissuta soprattutto ecco, come una specie di supplemento della scuola. La mia era una famiglia di artigiani non particolarmente politicizzata. Comunque sapevo che prima del fascismo mio padre e mio nonno avevano votato per i socialisti. Nei confronti della politica si parlava poco in casa, c'era un certo atteggiamento di distacco nei confronti del fascismo. In compenso la politica invadeva molto allora la vita italiana, soprattutto attraverso la radio e attraverso i giornali. Comunque c'era da un lato questa freddezza in famiglia e questa abbastanza martellante propaganda politica a scuola. I ragazzi della mia generazione in quel periodo dove la politica era così invadente, dove si preparava la guerra, in realtà non avevamo la sensazione di un'epoca tragica e di quello che poi sarebbe accaduto. Pensavamo prevalentemente ad andare a scuola e a giocare.
questo liceo ai primi di ottobre del 1942. Ero un po' emozionato, in famiglia c'era il progetto che io facessi di tutto per laurearmi. Mio padre era un artigiano che aveva fatto solo fino alla quinta elementare. Mia mamma lavorava in una copisteria e aveva fatto la terza media. Però erano intenzionati a che io arrivassi a laurearmi. E quindi mi sono iscritto a questo liceo scientifico. Proprio mentre iniziava il periodo più tragico della guerra, eravamo qui da poche settimane, quando il 24 ottobre del 1942 c'è stato il primo bombardamento a Milano. E i primi mesi in questo liceo io li ho trascorsi quasi nei cantini. Non sono stati caratterizzati tanto dall'atmosfera della scuola quanto dalle vicende della guerra, fino allo sfondamento. Per cui io ho smesso di frequentare questo liceo con le vacanze di Natale, sempre di quel fatale 1942, e mi sono poi iscritto al liceo Torino Respighi di Piacenza, dove ho fatto tutto il 43. Poi c'è stata la caduta del fascismo e quindi decidemmo di tornare a Milano e tornai a iscrivermi in questo liceo per l'anno scolastico 44-45. Con la maturità scientifica si poteva accedere solo in alcune facoltà. Con la maturità classica si poteva accedere a qualsiasi facoltà. Allora io non avevo ancora deciso che cosa fare e anche questa era una ragione che suggeriva l'utilità di prendere la maturità classica piuttosto che quella scientifica. Così mi sono iscritto ugualmente per l'ultimo anno a questo liceo, però non l'ho mai frequentato. La differenza fondamentale è che ho dovuto fare in 4 anni lo studio del greco. C'era ancora l'eco della guerra e quindi ho potuto dare la maturità nel 1946 senza molta difficoltà. Vedo qui che avete portato la pagella del diploma di maturità dell'estate del 1946. Con la maturità classica si è chiusa la parte del progetto familiare per me. Io non avevo ancora preso una decisione sul mio futuro. La laurea in giurisprudenza era ritenuta allora una sorta di laurea polivalente che mi dava la possibilità di fare un certo numero di scelte possibili. Aerei nemici hanno sorvolato in ondate successive la città di Milano, lanciando bombe dirompenti ed incendiarie che causavano numerosi incendi e crolli a fabbricati di civile abitazione. Io mi ricordo il primo bombardamento diurno a Milano. Bombardamenti notturni c'erano stati nei primi giorni di guerra, ma la svolta venne rappresentata dal primo bombardamento diurno nel 24 ottobre del 1942. Io ero con un amico al cinema, è suonato l'allarme aereo, era metà pomeriggio, siamo usciti e abbiamo visto proprio un quadrimotore che volava, sembrava distinguibilissimo. E poi abbiamo sentito le esplosioni delle prime bombe. E da allora abbiamo capito che la guerra entrava in una nuova e più drammatica fase. Fino ad allora era lontanissima. Pensate, siccome noi sentivamo di battaglie che avvenivano in Egitto, avvenivano nel Caucaso, mentre quel 24 ottobre diede proprio l'impressione che la guerra avrebbe direttamente investito l'Italia. Alla fine di questo stesso anno del 1942 ci fu lo sfollamento. Siamo sfollati tutta la famiglia a Casato Serlengo, siamo stati dalla vita di città alla vita di campagna. Furono in agosto i più duri bombardamenti della guerra. Noi eravamo sfollati, ma avevamo lasciato la casa di Milano con tutti i mobili. E a questo punto, pensando che l'intera Milano potesse essere distrutta, siamo passati a riprendere, abbiamo noleggiato un carro a cavalli, io mi ricordo ancora quelle scene veramente da tragedia. Milano dava un'idea, vedo qui questa appunto la Galleria Milano, dava l'idea di una città che stava per essere completamente distrutta. Poi dopo la metà di agosto i bombardamenti invece cessarono, perché nel frattempo Badoglio e il re avevano avviato le trattative per l'armistizio. Tra l'estate e l'autunno del 1944 decidemmo di tornare a Milano. Di nuovo caricammo tutti i mobili su un carro a cavalli e tornammo a insediarci a Milano, dove la vita era molto dura.
L'esperienza complessiva di queste vicende è stata tale che credo che abbia maturato tutti. Io allora, quando cominciarono i bombardamenti, avevo 14 anni, 15 quando tornai a Milano, ma credo che tutta quella generazione sia maturata proprio nella guerra. Da un certo momento in poi, da quando la guerra ha coinvolto l'Italia, credo che l'abbiamo vissuta più da adulti che da bambini.